comitato dell'antico gioco della palla grossa. Grande affluenza a Prato per l'ottava edizione 2019 della Palla Grossa. Il tradizionale calcio storico, già praticato alla fine del Cinquecento in Piazza Duomo, a differenza di quello fiorentino, veniva giocato solo con i piedi e con una palla più grossa e pesante. Il punto veniva chiamato posta. È stato ripreso negli anni 70 e ha durato una ventina d'anni praticamente il torneo, poi è stato sospeso per altri tanti anni. È ricominciato nel 2012 e siamo appunto all'ottava edizione del nuovo ciclo moderno, diciamo. Sono quattro rioni, c'è il quartiere giallo di Santo Stefano, verde di San Marco, gli azzurri di Santa Maria e i rossi, che sono in finale con i verdi stasera, di Santa Trinita. L'attesa finale vede in campo i draghi verdi di San Marco, già vincitori di tre pali consecutivi, contro le aquile rosse di Santa Trinita, che di pali non ne hanno vinto uno. Il cuore è quello che conta e quindi Forza Verdi, sempre Forza Verdi. Ma gli azzurri per chi tifano? Gli azzurri? Per lo sport? Forza Rossi sempre! Forza Rossi, Forza Rossi! Per chi tifare? Non è semplice, sinceramente. Sono due colori bellissimi, due colori forti. Noi tifiamo solamente Forza Prato, tutta Prato è qui per loro. Dopo la sfilata storica con la presentazione del palio di Nicoletta Coppini, scendono in campo le squadre con grande esultazione delle curve. La partita molto tattica vede da subito i rossi in vantaggio, la superiorità numerica per l'espulsione di un calciante li porta a condurre 2-0 all'undicesimo minuto, uno spettacolo senza esclusione di colpi che porta un 4-4 al 29°. Da quel momento le aquile volano, spegnendo ogni velleità dei draghi verdi con 9-4 al 47° minuto. Il distacco subito infuoca gli animi dei verdi, che rispondono con 2 portandosi a 9-6, ma dal 51° si accende una rissa in campo che coinvolge anche allenatore e arbitro e la partita viene interrotta anzitempo, decretando così la vittoria al quartiere di Santa Trinita e alle sue aquile rosse che, incredule per la prima volta, strappano il palio ai campioni uscenti. Peccato per la rissa nel finale. Del resto è stata una finale molto combattuta, i rossi l'hanno meritatamente vinta, hanno giocato una splendida partita, però direi no, ma nessuno si è fatto male, è la cosa più importante, capita la vittoria dei rossi che diventano per la prima volta campioni e bene, e adesso saranno la squadra da battere per l'anno prossimo. Il primo ringraziamento va a tutta la dirigenza dei rossi, ma soprattutto alla curva che in questi anni non ci ha mai abbandonato nonostante non avessimo mai vinto una partita. È un saluto particolare a una mia amica che doveva essere qua e non c'è più. Samantha, questo è per te. Ciao Sami.